Cole! Dove stai andando? Torniamo presto! Tra poco, Lola, inizia lo spettacolo! Non puoi mancare ad uno striptease così divertente! Torniamo subito! E allora dico a Lola di aspettare ancora 5 minuti! Sì, diglielo pure! Questa sera non mi fa paura il cimitero. Senti che pace. È il posto ideale per noi. Per questo mi hai portata? No, non solo per questo. Ti ho visto che sbirciavi nella camera da letto quando Lola si spogliava. Non stavo sbirciando. Beh, e allora che facevi? Mi accertavo che tutto fosse a posto. Gentile da parte tua. E poi l'ho detto che era meglio chiudere la porta. E io dovrei crederti? Certo. Guarda, cara. Oh, Paul, è magnifico. Vuoi sposarmi? Oh sì, Paul. Devi solo chiedermelo. Lo sai che ti amo. Era di mia nonna. Oh, non ho mai visto niente di più bello. Proprio bello. Vedi, io ho solo questa macchina. E la sto ancora pagando. Cos'è stato? Forse ci stanno spiando. Sali. Dai, sali.
Avrai da bere. Ma ripeti ancora com'è andata. Gliel'ho già detto più di 50 volte. Su, coraggio. Stavo dormendo vicino al cimitero. Le urla di una donna mi hanno svegliato. Ho cercato di addormentarmi, ma era giorno ormai, così mi sono alzato. E allora ho visto quell'uomo. Oh, che orrore, terribile, terribile. Poi un altro uomo è uscito fuori dalla tomba e si è messo a correre. Io mi sono avvicinato alla tomba e l'ho vista con la gonna alzata e tutta nuda sotto. Mi sono messo a correre, tenente, urlando e correndo che la polizia non mi ha trovato e poi non ho più bevuto. Cerca di ricordare. Il sole era già alto quando hai visto quell'uomo. Ma tenente, ero talmente terrorizzato che non potevo pensare a nient'altro. Prova ora. Non ricordo più niente, so solo che era come un... Proprio non ricordo. Puoi andare ora. Tieni, ma non lasciare la città. Oh, grazie, tenente. Tenente, da questa sera io ritorno a dormire in chiesa. ho chiuso con i cimiteri. Ottima idea, ma... Dottore Evans, camera 313. Dottore Evans, camera 313. Non lo metti dentro. Ma era ubriaco. Sei sicuro che non è stato lui? Non ci giurerei. Mac non c'entra. Perché gli hai fatto quella domanda sul sole? Il corpo del ragazzo era dissanguato, vero? Una brutta ferita. Ha perso tutto il sangue. E allora? Perché non c'era traccia di sangue per terra? È stato ucciso altrove e poi portato al cimitero. Forse hai ragione. Senti, capo. Non hai fatto altro che smontare le mie tesi una dopo l'altra. Non sono per niente d'accordo.
Dunque abbiamo un giovane ucciso in qualche vicolo buio. E una ragazza fuori di senno che forse ha subito violenze carnali. E qualcuno che si diverte ad aprire le tombe. Perché questa notte non torniamo in quel cimitero? Ci andremo. E può darsi che troveremo qualche indizio. Così va bene. Sì. Dottor Evans in radiologia. Dottor Evans in radiologia. La ragazza è stata violentata. Ci sono segni evidenti. Ora si sta lentamente riprendendo. Ha avuto un forte trauma. Potrei parlarle? Va bene, ma solo pochi minuti. Leslie, ci sono due amici della polizia per te. Abbi pazienza. Miss Hollander, sono il tenente Banner. Il sergente Duffy. Sono qui per quello che è successo la notte scorsa. Dobbiamo fermare quel pazzo sanguinario, ma solo lei può aiutarci. È suo dovere parlare. Mi sente? Le mostro delle foto. È possibile che ci sia l'uomo che l'ha aggredita. Mi raccomando, le guardi molto attentamente. Dottor Miller in amministrazione. Dottor Miller in amministrazione. Continuo a mostrargliele. Lei le osservi bene. I visi, Leslie. I visi. Ricorda? Non vedete, è stanca. Nessuno vuol fare del male a Leslie. Coraggio. Mi dispiace, ma dovete andarvene. Sì, mi scusi. Di chi è la foto? Questa è del morto che è sparito dalla cripta. Caleb Croft. Ah. Arrestato per violenza carnale. Chiaro? Leggi. Riuscì a fuggire dopo l'arresto. Lo raggiunsero più tardi nella metropolitana. Lui cadde accidentalmente sui binari e morì folgorato. Portarono qui il corpo e lo seppellirono nella cripta. Più di 3 anni fa. Se fosse stato il fidanzato a violentarla. E lei nega per proteggere la sua memoria. Già, e il fidanzato si sarebbe suicidato buttandosi in una tomba. Tenente, tu sei un poliziotto in gamba. Presto diventerai un boss. E come puoi credere alla storia di un uomo bruciato da 50.000 volts che 3 anni dopo esce dalla sua tomba, uccide, violenta e poi fugge all'alba come Christopher Lee? Tu ti stai giocando carriera e pensione. Mi hai convinto. Niente affatto. Leslie, tranquilla. Riposa.
Andrà tutto bene. Non tentare di nasconderti. Demonio! Non sprecare il fiato, cara. Nessuno può sentirti. Il mio laboratorio ha le pareti insonorizzate. Perché mi hai portata qui giù? Lo sai che ho paura del buio. Voglio fare un nuovo esperimento. In meno di un'ora resterai senza una goccia di sangue. Sei un maniaco. Non te lo permetterò. Mike mi salverà. Non ci contare, mia cara. Anche se dovesse... Ti prego, lasciami. Lasciami! Troppo tardi. Avresti dovuto collaborare di più. No, no! Non gridare, Susan. Rilassati. No, no, lasciami, ti prego. Non mi toccare. No, no, no. I dottori pretendono di capire tutto. Incapaci. Pillole. Chiacchiere. E i malati muoiono. Ma io sto meglio, Olga. Meglio perché non stai peggio. Noi andiamo. Olga, lasciami un attimo con Leslie. Da solo, qualche minuto. Mi occupo di Leslie 24 ore al giorno. Non la lascerò sola con lei, no. Va bene, Olga. Mio marito, lo avete ucciso voi. Siediti. Ho il responso delle analisi, Leslie. Nessun dubbio, sei incinta. Oh, un bambino. Il figlio di Paul. Oh. Ascoltami. Leslie, io devo farti abortire. Perché? Leslie, il feto che hai in grembo non è normale. Il tuo corpo lo sta nutrendo, dandogli sangue e ossigeno, ma non nascerà mai. Ci sarà qualche errore. Mio figlio sta bene e io sono sana e anche Paul lo era. Non capite niente, Olga ha ragione. Leslie, io sono sempre stato il tuo medico. Non c'è nessun errore. Nel tuo ventre non cresce un essere umano, ma un parassita. Ti ucciderà pian piano. Noi dobbiamo estirpare questa forza maligna. No. Quando venivo con mia madre, qui era sempre pieno di malati. E nessuno è mai guarito. Leslie, io ti sto parlando seriamente. Non toccherete mio figlio. Nascerà sano e voi non ci sarete. Olga! Lo so cosa volete da me, ma io non ve lo permetterò. Olga! Olga, portami via da qui. Non voglio più vedere i dottori.
Vieni, cara. Leslie, ascolta. Andiamo. Leslie! Posso darvi una mano? Non ci serve aiuto. Per i suoi colleghi è un caso chiuso ormai. Perché lei insiste? Ho altri indizi. Soffrirai più. Quel dottore diceva che era morto. Una bugia. Il bambino è cresciuto proprio bene. E ora vuole nascere. Oh, sento che spinge. Ecco. Coraggio. Devi avere coraggio. Smentiremo tutti quei maledetti dottori. Spingi. Spingi!
voglio vederla. Sì. Un momento. Voglio vedere il figlio di Paul. Cosa aspetti a darmelo? Ecco. Guarda, le sue manine. Sì. Come pallido. Non ho mai visto un bambino con questo colorito. Cara, forse è meglio chiamare il dottor. No, è andata bene, no? E crescerà forte e sano. Fammi chiamare il dottor Ford. Niente dottori, Olga. Ma questa creatura morirà. Non succhia il latte, Leslie. Non morirà. Dammelo, proviamo ancora. Apples and grapes, pintos and bays, all the pretty little horses. Non fu facile per me realizzare di essere un bambino diverso dagli altri e accettare che il mio destino non avrebbe mai potuto essere come gli altri esseri umani. Perché mia madre non fu fecondata da un uomo,
ma da una forza maligna. Il sangue che le succhiai mi nutrì fino alla sua morte. Cominciai ad odiare Caleb Croft quando mi resi conto che mi aveva creato a sua immagine e che aveva usato mia madre solo per generare un demonio. Così decisi di distruggerlo. L'ho cercato in tutte le università dello Stato. Sono certo che trova nei college il sangue fresco, giovane, di cui ha bisogno. La fortuna, o forse un sesto senso, lo ha finora tenuto lontano da me. Ma il cerchio si sta chiudendo. Presto mi troverò faccia a faccia con lui. Presto avrò in pugno mio padre. E questo è il corso del professor Lockwood su mitologia e occulto? Sì. Sono Anita Jacobi. Sto preparando la tesi. James Eastman. Ciao. Ciao. Trovo questi corsi notturni molto affascinanti. Ci sono certi tipi. E se non arrivi in orario non riesci neppure a trovare il posto. Spero che la mia amica arrivi in tempo. Sara. Ciao, sono un ghiacciolo. Hai un posto caldo dove andare? Beh, non vi trovi di tuo gusto. Gente, ma chi non ha trovato posto deve uscire. Non mi piace vedere gente in piedi. So che tra voi vi sono avvocati, insegnanti, donne sposate ed anche sfaccendati ed annoiati. Ma con un po' di attenzione imparerete tutti qualcosa.
Il mio nome è Lockwood. Professor Adrian Lockwood. Per i vecchi negri del sud questa polvere ha un grande potere. Spargetela nel letto dei vostri nemici e moriranno nel sonno. Comune polvere di zanna. Ecco che cos'è. Ma può davvero uccidere? No. Non certo in questo nostro secolo tecnologico. Oggi non potremmo credere un fatto simile. E in questa nostra era di automobili, antibiotici, elettronica e computers, noi siamo soltanto delle piccole patetiche creature erranti in un freddo mondo ostile. E così continuiamo a temere gli dèi, i demoni, i diavoli, i pipistrelli, i rettili e gli angeli. E i vampiri? Sì, naturalmente, anche i vampiri. Vi ho elencato alcuni elementi che creano paura e che noi studieremo. Questa sera vi sentite sicuri perché siete numerosi. Ma non appena vi ritroverete da soli, vi spaventerete del buio. E in voi c'è ancora la più grande delle paure. La morte. Chi siete? Anita Jacobi. La morte è la prima delle paure, la più ossessiva angoscia che l'uomo ha da quando è uscito dalle caverne. Tra tutti gli animali, soltanto l'uomo al mondo è l'unico a sapere che un giorno morirà. Un individuo capace di uccidere è sempre rispettato dal suo simile, sempre. Si ha timore di lui. Ma la morte ha anche un grande fascino. Molto spesso i nostri cari morti ci appaiono più belli, più sereni. Qual è il suo nome? Anna Arthur. Insegno letteratura inglese. Mi dispiacerebbe se il soggetto la impaurisse. Sono convinto del contrario, professore. Ah, la voce è interessata ai vampiri. Sì, devo scrivere su Charles Croydon. Charles Croydon non è molto conosciuto. Perché non racconta la storia di quest'uomo a tutta la classe? D'accordo. Era un nobile inglese del XVII secolo. E sembra che lui e la moglie fossero vampiri. Furono scacciati dall'Inghilterra e si rifugiarono in un paesetto puritano della California. Croydon è stato l'artefice di quei raccapriccianti delitti a Salem. Sua moglie finì arsa sul rogo nel 1846. E Croydon sparì nel nulla. Però se noi continuiamo ancora a credere nella leggenda che i vampiri si eliminano solo con un piolo nel cuore, Charles Croydon deve essere ancora vivo oggi. Ma perché si nasconde? Un vampiro dovrebbe avere il terrificante potere di Satana. È tutta la sua magia nera. Perché fugge e si nasconde come un topo impaurito? Perché un vampiro non ha scelta. Deve pensare a proteggersi dalla collera dei suoi nemici. Non dovrebbe invece scoprirsi senza timore dei nemici, visto i grandi poteri che possiede. Invece di nascondersi nel buio sotto un falso nome. Come Caleb Croft. Chi è Caleb Croft? Io posso rispondere, professore. Risponda allora. Croft era un assassino e un violento. Morì in un incidente verso la fine degli anni 30. E il suo corpo sparì misteriosamente.
e un poliziotto, convinto che Croft fosse un vampiro, fu trovato accanto alla sua tomba, morto, senza una goccia di sangue. Questi fatti sono tutti pubblicati in un libro che lega Caleb Croft e Charles Croydon. Che libro è? Penso... Ah, sì, I segreti della Nuova Inghilterra. Difficile da trovare. Sembra molto interessato al caso Croft, professore. Sì, lo sono, signor... Eastman. James Eastman. Signor Eastman, se lei seguirà il mio corso, alla fine ne sarà convinto più di quanto lei creda. Signorina Arthur. Professore Lockwood, volevo complimentarmi per la sua lezione. Ci sa fare con gli studenti. Dice davvero? Davvero. Io non riesco a tenerli così buoni. Ma sono incoscienti. Ma si avvicini, signorina Arthur, alla luce. Non è certo venuta per parlare degli studenti, signorina Arthur. Per un poco mi ha ricordato la mia povera Sara. Ma ora la vedo meglio e... Nessun artista può creare tanta grazia. Mi scusi se sembro retorico. È colpa della sua bellezza. La prego, professore. Io mi sento così confusa. Mi dispiace. Forse un'altra volta, un altro posto. Vorrei soltanto andarmene. Lei è libera di farlo. Nessun trucco. Nessuna polvere magica. Il mio lavoro conta più di tutto. Lo so. Buonanotte, signorina Arthur. La prego, signore, dobbiamo chiudere. Deve andarsene adesso. Vorrei prendere questo libro. Oh, no, è una copia d'archivio, non posso proprio darglielo. È molto tempo che lo sto cercando e non speravo più di trovarlo. Ne avrei bisogno per la lezione che devo tenere. Sono il professor Lockwood. Professor Lockwood? Sì. Posso tenermelo per un paio di giorni. Ora devo chiudere. Ha dei capelli stupendi, signorina... Fenwick. Jill Fenwick. Signorina Fenwick. Sa, io sono stata fotomodella. Ora devi andare. E il libro, signorina Fenwick? La libreria ha regole precise, non posso fare eccezioni. Ma scusi, lei mi ha fatto intendere che... Non è vero. Tutti quei giochi con i capelli e le occhiate. Buonanotte, professore. Mi hai preso in giro, eh? Deve andarsene.
in giro. Grazie per la visita. Posso offrire un drink? No, grazie. Balliamo? Non valgo tanto per queste cose. Deve solo muoversi. Solo muoversi. Già, sì, come no. Vede, preferirei sedermi e guardare. E va bene. A una condizione. Prima fai un ballo con me, poi ci sediamo, d'accordo? Non ti capisco. Non c'è niente da capire. A che gioco stai giocando, James? E va bene. Farò come vuoi tu. Ti mostro una cosa. Studiando Charles Kroeger, il vampiro, e Caleb Croft. L'autore dice che sono la stessa persona. Tu forse ne sai di più. E certamente anche il professore. Potremmo lavorare insieme. Allora? Non posso aiutarti. Sei come Croft. O Croide. Avrei giurato che eri un vampiro se non ti avessi visto sotto la luce del sole. Sei un mistero. Rinuncio a capirti. Ehi. Scusami. Oh, bene. Mi dispiace per il casino. Stavamo sentendo un po' di dischi. Ora prepariamo qualcosa da mangiare. Oh, è che sono davvero molto stanca. Il professore ti ha scaricata? Anche tu dai retta alle chiacchiere? Tu e il professor Lockwood eravate insieme dopo il corso, no? Sì, è vero. Il professore mi ha parlato a lungo di sua moglie Sarah. Sembra che io le assomigli. Grazie per avermi invitato. Buonanotte. Aspetta. Non ce la farò mai a cucinare in tutta questa bolgia. James abita sopra. Perché non cucini da lui? Non ti dispiace, vero? Sei d'accordo? Su, vieni.
strano, però. Sara. Charles Croyden. Sara Croyden. Caleb Croft. Croyden. Croft. Lockwood. La cucina. Ti va un piatto di pasta? No, grazie. Un po' di vino, allora. Va bene. Hai un cavatappi? Sì. Mi fai l'onore di bere con me? Con piacere. Hai un cane o un gatto? No, la carne è mia. Oh. Forse ti stai chiedendo come mai una donna come me ha accettato di venire a casa tua. Ti sto annoiando. Oh no, non me la sento proprio di cucinare adesso. Thank you.
È così bello con te, James. Spero che non penserai di me cose brutte. Non lo penso. Sei così gentile con me. E anche romantico. Mi piaci tanto, James. Signorina Jacoby. Spero di non averla delusa. Anna non è qui. Forse è a casa di James Eastman. Molto interessante. Può gettare la maschera, professore. Io so perché lei è venuto qui. E allora io mi auguro che lei saprà essere anche molto discreta. Su, professor Lockwood, lei recita come un essere umano. Non riesco proprio a capire il suo umorismo, signorina. Ora mi capirà. Si ricorda i misteri della Nuova Inghilterra? Ho fatto diverse ricerche sulla magia nera. E l'occulto, il voodoo, le streghe, i vampiri. In quel libro ci siete anche voi. Lockwood, Croft, Croyden. Troppa immaginazione, signorina. Devi fare di me un vampiro. Mescola il tuo sangue al mio. In questa notte di luna piena io voglio essere tua. Devo conoscere tutta la tua magia nera. Diventerò tua moglie. Ti servirò per l'eternità. E se anche fossi Croft o Croyden, diventare la mia compagna per tutta l'eternità, non ti sembra un'unione un po' noiosa? Cosa ne pensi? No, ho una fertile fantasia. Non ti farò mai annoiare. Se non mi vuoi, potrei urlare e svegliare i vicini. E farti cacciar via dall'università. Ma non lo farò. Perché sei Charles Croyden. Vampiro. Hanno preso tua moglie Sara. L'hanno bruciata. Voglio il suo posto. Ti amo, Charles. Sono Caleb Croft e Charles Croyden. Sarà esaudita, tesoro. Quando, Charles? Domani notte, a casa mia.
Ora devo andare. Vedo se c'è qualcuno. No, grazie, mi basta il tè. Oh, mio Dio, forse dovrei essere un po' meno frivola. E invece, perdonami, non ce la faccio proprio, credimi. Lasciamo questi formalismi agli sciocchi. Buoni questi dolci. Spero che Anita prima di morire li abbia assaggiati. In fondo è ancora tra di noi, anche se è morta. Credi che il professore riuscirà a entrare in contatto con lei? Certo, non è impossibile. Sono contenta che la pensi così. Sam dice che sono troppo sensibile. Nessuno però può accusare te di esserlo. Non volevo dire questo. Sono sicura che invece sei molto sensibile e che a volte sei cerebrale. Mentre io sono mistica.
Sam dice che mangio troppo per essere mistica, ma anche Buddha era grasso. Sam è qui? Sì, starà curiosando. Pensa alla faccia che farà Sam se il professore Lockwood lo sorprende mentre cerca fili e microfoni nascosti. Hai trovato niente? La casa sembra a posto, ma ci vorrebbe una squadra intera per frugarla tutta. No, non ci saranno trucchi. Carol, io non ho trovato niente, ma questo non significa che non ci siano trucchi. Sam, non rovinare tutto stanotte. Ho promesso di non fumare, bere e bestemmiare. Sono venuto qui per lo show e voglio collaborare. Ma questo non vuol dire che debba crederci. Sai, Carol è eccitata da quando Anita e quella libraia sono morte. Ed erano tutte e due dissanguate. Sembrava fosse stato un vampiro. Guardate che cosa ho comprato. Io, Carol Levinstein. Preferisco la mia calibro 45. Oh, Sam, hai promesso. va bene, però uomo avvisato, uomo mezzo salvato. Buonasera. Mi sono permesso di licenziare la servitù. La loro presenza avrebbe potuto distrarci. Siete un ottimo medium, professore. Ma non sarò io il medium. E allora chi? Anna. Perché Anna? Perché è lei la più qualificata. Forse ricorderà una delle nostre conversazioni. Ricordo. Anna ha una grande predisposizione al transfert. Li ho studiato uno per uno. E ho scoperto che fra tutti voi, lei è la più sensitiva. Io non credo una parola, professore. Il suo scetticismo è assolutamente fuori luogo. Le ho già promesso, Sam, che se lei accetta di collaborare, questa notte non verrà deluso. Non puoi chiedere più di questo, Sam. Oh. Sediamoci tutti intorno al tavolo. Signorina Arthur. Lei sieda qui. Ricordatevi che non ci sono regole precise. E tantomeno imposizioni. Dovete soltanto tenervi per mano e rilassarvi. Rilassarvi. Adesso stiamo per incominciare. Chiudete gli occhi. Sgombrate la vostra mente di tutto. Di tutto. Di tutto. Appena i corpi saranno rilassati, ci concentreremo col pensiero. E tutti insieme... Tutti insieme diventeremo una sola cosa, un solo essere, finché non penetreremo uno nell'altro, uno nell'altro, uno nell'altro, così, così. Rilassatevi, rilassatevi, rilassatevi. Rilassatevi. Qualcuno di noi ancora resiste. Uno che deve essere aiutato. Me l'hai promesso, Sam. Ce la sto mettendo tutta, caro, te lo giuro. Provate ancora. Ancora.
Adesso va meglio. Sara. Mia moglie Sara. Sì, Anna è con noi. È pronta a riceverti ora. Prendila, Sara. Ora penetra in lei, con me, attraverso l'eternità. Sara! Sara! Sara ti ha perso, Charles. Ora sei mio. È la voce di Anita. Ho superato l'inferno per te, Charles. Anita, ci devi dire la verità su Caleb Croft e Charles Croy. Eri tu che mi cercavi. Tu mi hai chiamato, Anita. Sì, parlaci di Croft, Croydon e Lockwood. Stesso uomo, stesso vampiro. Ti amo, Charles. Tra poco sarò completamente nel corpo di Anna, per poterti così servire ogni notte per l'eternità. Non entrerai nel corpo di Anna. Troppo tardi, Charles. Troppo tardi. Sono qui ormai, insieme a voi tutti. Lotta, Anna. Cacciala via. Lotta. Lotta. No, Anna, ascoltami. O ti ucciderà come ha fatto con me. James ha ragione. Lockwood è il vampiro. Sentite tutti. Il professor Lockwood è il vampiro. Anna, guardami. Guardami negli occhi. Anna, caccia via Anita. Cacciala fuori. Sì. Sì. James. Adesso va bene. È andata via. Non so molto di voi, però penso... Dite, cosa pensate di me, Sam? Penso che siete un vampiro. O hanno una grande attrice, o un'imitatrice. E che avete entrambi organizzato questa messa in scena. E che tipo di effetto vi ha procurato, allora? Diabolico. Ma come, non vi fanno paura i vampiri? Lo sapete che dovrò uccidervi tutti quanti. Non ho paura. Qualcuno ha forse paura qui? Non ho paura. E ho anche dimenticato il crocifisso. Ti ricordi cosa hai detto quel giorno a proposito di noi due? E avrei dovuto decidere io. Io ho deciso. Ho chiuso tutte le porte. Io sono Charles Croydon. Ma è ridicolo. Vieni, cara. Andiamocene da qui. Ma... Dietro, dietro! Non so cosa diavolo vuol fare, professore, ma un altro passo e sparo. Stai qui.
Sono tuo figlio, Lockwood. Concepito in una tomba la notte in cui Caleb Croft uscì dalla cripta. Sì. Sì. Sì, e ora ti distruggerò! Ah!